gente era tantissima. Quindi c'era il problema di dover, da un lato, recarsi verso i compro-oro per acquisire le schede di vendita dei compro-oro, dall'altro, fare le foto di tutti gli oggetti trovati sequestrati in casa. Quindi bisognava procedere a un raffronto fra monili sequestrati in casa, monili risultanti dalle schede di vendita, e poi sottoporre tutto questo al riconoscimento delle persone offese, dicendogli: sono questi gli oggetti che mi sono stati rubati? Tutto questo è stato fatto, ed è stato fatto, devo dire, a mio avviso con una certa importante precisione, e tantissimi degli oggetti sono stati infatti riconosciuti, e di due indagati ad oggi sono stati appunto indagati e poi anche, come dire, sottoposti agli arresti domiciliari per via del reato di cui all'articolo 648, cioè la ricettazione in concorso. Questo perché? Perché allo Stato ci sono gravissimi indizi che